Signore e signori, dagli studi di TV 2000 di Roma, in particolare dallo studio dell'Ora Solare, adesso è in onda la televisione, che viene in televisione per raccontare come la televisione sia stata fatta da lui, che è la televisione. Signore e signori, sul serio, Pippo Baudò! Grazie Paola! No, il re rimane... Il re rimane seduto! Ma non è vero! Pippo Baudò! Allora Solare a TV 2000! Buon anno! Prego, Pippo! Oddio, mi monto la testa! Stop! Silenzio! Ha dato lo stop Baudò. Tutti zitti. Oh Pippo, perdonami. Mi piglia cazzotti. Assolutamente no, non oserei mai. Insomma, io volevo fare la brava signorina, buonasera, che annunciava... In realtà non sono le due del pomeriggio, siamo già in prima serata, perché quando arrivi tu è prima sì, serata. Sì, sono le 24. Allora Pippo, grazie innanzitutto, grazie, perché questo è un grazie regalo dell'invito. Bellissimo. Grazie a te di tutto. Sono a tua disposizione, fai di me quello che vuoi. Meno male che... Lo state vedendo tutti, eh? Non che poi lo vado raccontando a casa mia e la gente non mi crede. Lo state vedendo tutti. Allora, sapete da dove voglio partire? Con questo, con la televisione, perché noi abbiamo in studio la televisione. Adesso non esageriamo, la televisione. Pippo, fammi dire la verità, io non esagero, te lo giuro. Sei la televisione. La. Però... Insomma, ci ho messo una mano. Ci hai messo una mano. C'è un ragazzo, anzi, c'era un ragazzo, in una lettura che vi consiglio caldamente di fare. Ecco, voi Pippo Baudò, una storia italiana. C'è la penna del grande Paolo Conti in questo libro, anche la penna di Paolo Conti, edito da Solferino. Io vorrei raccontare di quel ragazzo che con le lacrime agli occhi, avendo fatto un viaggio da Catania a Trieste... Quando Trieste diventa italiana, vede la televisione, questo da qui voglio partire. Allora, io avevo avuto, insieme a un mio amico, l'opportunità di andare a Trieste per l'occasione. Finalmente Trieste tornava ad essere italiana. E con un biglietto molto scontato in terza classe si partiva da Catania e si arrivava a Trieste. E un viaggio scomodissimo, non ti dico, non esisteva... poltrone, niente, insomma. Tu lungo così sulle sedioline di legno. Siamo arrivati vivi. Uh-huh. Siamo arrivati a Trieste e siamo arrivati davanti alla stazione ferroviaria di Trieste, che guarda la strada principale, il porto di Trieste, la piazza dell'Unità, e a sinistra c'è il palazzo del governo. Da lì si affaccia a Bartoli, il sindaco, che celebra il suo discorso molto commosso, molto commovente, di Trieste che tornava ad essere italiana. Credimi, c'era un clima bellissimo, tutti piangevano, tutti gli davano viva Trieste. E alla mia sinistra c'era un negozio di televisori. Televisori di tante marche, di tante forme, che trasmettevano la stessa immagine, perché c'era la televisione in diretta, la televisione italiana, certo, con tutti i suoi cameramen, con i carrellisti, tutti, allora si usava la tuta bianca e io vedevo questo televisore, ho detto, ma sai che ti dico, io dentro quel televisore prima o poi ci casco, devo viverci, tanto fatto che ci sono cascato. Allora guardate, è una storia quella di Pippo Baudò, che attraversa il meglio della nostra vita sotto tutti i punti di vista, perché la sua televisione, mi permetto di dire quello che tu devi accettare di sentirti dire, anche perché te lo dicono tutti, ma la tua televisione è un'altra cosa, è cultura, è passione, è conoscenza, è voglia di capire cosa, la differenza tra la gente e il pubblico. Tu sei rispettoso sia del pubblico che segue quella trasmissione, quel momento, che di tutta la gente. Ma io voglio far fare al pubblico intorno un salto in su. E come sai, il campione di atletica che mette sempre l'asticella più in alto, tentando di superare l'altezza che ha maggiorato, e poi li mette ancora più in alto. Io faccio questa operazione nei miei programmi,
perché migliorando la qualità del pubblico migliora anche la qualità del presentatore. Quindi io cresco assieme al pubblico e il pubblico cresce assieme a me. E Baudo, guardate, lo so, è lui, e queste... Ma noi, capisci, che facciamo questo mestiere, sì, abbiamo l'obbligo, il dovere di agire così, di non accontentarci del poco. Ecco, sì, a voi, è la maniera più banale, infatti l'ho messo come partenza del libro, ecco, sì, a voi si dice a tutti, ma poi ecco a voi chi? Che cosa? Perché? Chi? Certo. Cosa hai fatto? Che certo. Cosa mi racconti? Cosa sono i tuoi pensieri, i tuoi progetti, le tue angosce, le tue passioni, i tuoi... tutto. Bisogna raccontarsi, farsi conoscere. Quanto ti adoro, posso dirlo, no, lo dico. Attenzione, il ragazzo da Trieste torna a Catania, si laurea in maniera... Da Trieste siamo tornati a Re di Puglia. Ah sì, perché certo. Perché bisognava vidimare il biglietto scontato a Re di Puglia. Che bello. Dove c'è il Sagrario dei Caduti. Il Sagrario Militare, abbiamo, certo, fatto tutte le scale che sono enormi. Abbiamo vidimato il biglietto, siamo tornati. Però ci siamo fermati a Roma perché io ero tentato di andare a Sistina. Il mio cuore era lì. E sono andato a Sistina e ho visto per la prima volta Wanda, Osiris e Macario. Mamma mia, il mio cuore si è aperto, ho detto sì, questa è Trieste italiana. Eccolo qua, Pippo Baudo, signori, ed è soltanto l'inizio, è solo l'inizio. C'è, cito sempre, in questo libro bellissimo, Baudo racconta come la televisione arrivi nel sud del nostro paese in ritardo. Attenzione. Nota molto negativa. No, nota negativa, perché questo significa che il problema del sud c'è sempre stato in Italia. La televisione si vedeva sino a Napoli. Poi dopo qualche anno hanno messo il ripetitore sul Monte Faito, esatto, che è a Castellammare di Stabia, sì, e finalmente è arrivata la televisione in Sicilia. Dove vedevo io la televisione? Dove? La vedevo al cinema, il giovedì. Perché giovedì c'era Lascia Raddoppia. Lascia Raddoppia che fermava l'Italia. Fermava l'Italia, e allora i gestori dei cinema interrompevano la programmazione del film e trasmettevano, con immagini molto sgranata, la trasmissione in diretta di Lascia Raddoppia. Quindi il mio primo idolo è stato Mike Bongiorno. Pensate un po', il suo primo idolo è stato Mike Bongiorno. Con il quale poi sono diventato amicissimo. Ma non dubito, Pippo. Amicissimo, ma amico. Lui mi ha confidato delle cose personali, belle, piacevoli. E io vedevo Mike Bongiorno. Poi la domenica andava in onda a Telematch, sì, e si vedeva al bar. Andavamo al bar, prendevamo una granita. Quella granita doveva durare quanto? Un quarto d'ora, 20 minuti. Però durava anche 3 ore. Perché non ci alzavamo con la granita, così pasteggiando piano piano per vedere tutto Telematch, dove c'era Tortora, grandissimo, dove c'era Silvio Noto che faceva i mimi e dove c'era Renato Tagliani con l'oggetto misterioso. Vedo una foto che ci inquadra, chi siamo? Chi sono? Dilli. Chi sono questi ragazzi? Allora, alla vostra sinistra Pippo Baudo. Per la prima volta grande. Prima volta grande, attenzione, Mike Bongiorno, proprio quel Mike Bongiorno che lui vedeva al, sì, cinema. Segue Corrado Mantoni e c'è Enzo Tortora. Perché? Perché tutto questo, cioè come la televisione si renda conto che di quel ragazzo alto, anzi... Del dottor Giuseppe Baudo, tenete conto di questa frase, il dottor Giuseppe Baudo, se no la televisione quanto è stata maleducata a non metterti dottore. No, questa è mia madre, la mamma. Mia madre si è arrabbiata moltissimo. Alla tua prima uscita televisiva? Alla prima uscita, hanno comprato il televisore a casa, mia mamma ha cucito una specie di copertina perché non pigliasse freddo il televisore. Hanno messo poi la lucetta sopra, certo, hanno convocato tutti i familiari, vicini, lontani, sì, parenti che non si vedevano da anni, tutti insieme, per vedere la prima mia apparizione che era in primo piano. E quella ha detto, presenta Pippo Baudo, ma come si permettono? Dico, mamma, che è successo? Ma è bello, sì, vabbè, t'ho visto in televisione, ma non va bene. Ma che cosa non va bene, mamma? Perché non hanno detto presente il dottor Pippo Baudo, ma non si usa! Mamma, non si usa. Allora, dedicato
con un bacio alla mamma e al papà di questo ragazzo. Noi ci fermiamo solo per un attimo, ma tra poco ritorniamo con il dottor Pippo Baudo. Ah, sì. A mi Lora raccomando, Solare. Con l'esimio. L'esimio. Pippo Baudo, proprio lui, Pippo Baudo a Lora Solare. Ci applaudiamo, Pippo. Ci possiamo applaudire? Autoapplauso. Allora, devo far rivedere questo libro, perché, guardate, è proprio sono quei libri da tenere sul comodino sempre, perché ogni volta che tu vuoi, cerchi una pagina e trovi una storia. Trovi Antonello Falqui, il grande Antonello Falqui, che fa il primo provino a Pippo Baudo. Allora era scritto tutto, però c'era l'allineamento dei pianeti. Io arrivo a Roma, pazienza. Vado subito a Via Teulada, con l'idea che Via Teulada me l'ero sognata come Hollywood, bella, piena di luci, sfolgorante. Arrivo lì e c'è una grata di un carcere. Ho detto, ma dove sono finito? Questa è la Via Teulada. Vado all'ingresso, incontro il colonnello Bernacca, grande. Del tempo, e dico, senta colonnello, dove si può chiedere per fare un provino? Dice, c'è all'ufficio apposito. Vado lì, chiamo, mi passano la signora Manenti, sono personaggi che non dimentichi mai nella vita. Certo. E mi dice, lei cosa vuol fare? Voglio fare un provino. Io ci sono dopodomani. Benissimo, io devo tornare subito a casa, perché da parte dei miei genitori avevo avuto un permesso lampo. Dico, va bene, dopodomani, d'accordo. Su che cosa? Su tutto. Come su tutto? Non si può. Su tutto, presentatore, pianista, cantante, imitatore, tutto quello che volete farmi fare io faccio. E mi presento a organizzare tutto quanto, e esponente della giuria Lino Procacci e Antonello Falqui. Io appena ho sentito Lino Procacci e Antonello Falqui, ho detto, mamma mia, Antonello Falqui, quello di Studio 1. E quello mi ha fatto prima suonare, e ho suonato. Poi ho cantato, mi ricordo che ho cantato una canzone di Edoardo Spadaro, La porti un bacione a Firenze. Come faceva Pippo? La porti un bacione a Firenze, perché la mia città è da quella di me. Lui suona nel mentre che canta, lo ha... ma me sei una cosa. Me l'accompagno. Ma sei meraviglioso, hai il pianoforte così, ma no. E quindi prima canti, poi? Poi faccio delle imitazioni. Allora, si imitava Tino Scotti, che era un comico che andava alla Maggiore. Ho fatto un po' di Fabrizi. Poi alla fine mi dice Falco, immagini di trovarsi al Festival di Sanremo e di dover presentare Mina. Io sapevo tutto di Mina, dove era nata, Mida Mazzini, Cremona, il fratello Geronimo, la sua carriera, le sue canzoni. Perché tu studiavi? Io studiavo sempre. Lui è rimasto, dice, ma lei sa tutto di Mina? Dico, non sono parente di Mina, ma l'ho studiata, dottore. E hanno fatto il referto, hanno scritto buona presenza, buona dizione, adatto a spettacoli minori. A me questo spettacoli minori è stata una sentenza di morte. Sono andato da Falco e ho detto, scusi dottor Falco, ma perché ci hai messo spettacoli minori? E lui mi ha detto, nel tuo interesse, non capisci? Se avessi scritto adatto a spettacoli maggiori, ti avrebbero preferito a Nino Manfredi, ai grandi presentatori, invece così ti chiamano. E infatti dopo 2 giorni mi chiamarono. Guardate, queste sono lezioni oltretutto, attenzione, tutta la storia di Pippo Baudo è e continua ad essere, perché questo è una grande lezione di come si debba approcciare questo lavoro, perché tu che sapevi tutto, perché sei stato sempre un ragazzino... Tutto, no? Perché amavo tutto. Perché ci dicevi poco fa che tuo papà ti regalava libri, sì. Non da bambino, ma da bambino un po' più grande, c'era sempre questa asticella, no? Che e si poi, alzava. E poi il pianoforte, per me la musica è stata... Vedi, a casa mia c'era un pianoforte. Sì. Come è arrivato il pianoforte a casa mia? Il padre di mia madre, cioè mio nonno materno, sì, faceva il commerciante di agrumi ed esportava gli agrumi in Germania. Si mise d'accordo con il suo corrispondente tedesco e disse, io ti mando un vagone di merce, di arance siciliane, e tu in cambio mi mandi un pianoforte. E mi arrivò il pianoforte, quel pianoforte che sta ancora nel mio studio, certo, ancora c'è. E mia madre incominciò a provare a suonare il pianoforte. Era scarsa mia madre. Il pianoforte non era così, niente, era
non zappava, non lo suonava. Piccolo Montanaro sapeva fare soltanto e poi si fermava. Allora mi sono messo io attaccato al pianoforte, le note, ma da dilettante, poi ho imparato le note sul pentagramma, sì, il solfeggio, solfeggio, e pian durissimo, pianino sono diventato pianista. Allora capite che spettacoli minori, mentre in onore della mamma di Pippo va il piccolo Montanaro, e croce e delizia di tutti i bambini che iniziano a studiare pianoforte, tutti, lo possiamo dire, e Pippo conquista un passo alla volta, come un bravo piccolo Montanaro, passi lenti, sì, sì, lunghi, sì, e ben distesi. Come arriva quella fotografia con Mike, Corrado ed Enzo Tortora? Perché bravissimo, perché si accorgono che tu fai le cose non solo bene, meglio. Mi hanno messo per quarto, l'ultimo arrivato. Io, quando Guido Sacerdote, produttore, sì, di Studio 1, regia di Antonello Falchi, mi chiamò e disse: ma è vero che devo... Sì, sì, perché stai benissimo, sei stato promosso per via dei programmi che hai fatto nel, sì, pomeriggio. E io arrivo lì, ero molto emozionato, ho visto Mike, mi ha abbracciato, ho visto Corrado, sempre salace con le sue battute romanesche, Enzo Tortora, classico, francofilo, parlava un po' francese. Uh-huh. Tortora mi ha chiamato e mi ha detto: senti un po', tu mettiti accanto a Mike e quando tocca a voi mettiti sulle punte, così Mike diventa più basso. Ho detto: ma io non posso mica fare, non farmi fare questa, scusa, cosa qui, ti prego. No, non si posso farlo assolutamente. No. Ed allora siamo diventati amici, sono diventato il quarto presentatore. E si sono aperte le porte veramente dei grandi spettacoli. Contemporaneamente facevo le sigle, perché vedi, i miei programmi hanno avuto sempre le mie sigle scritte da me. Eh sì, anche questo, Pippo, anche questo. Io. Anche questo. La prima sigla era La Quadriglia. Sì. E io la scrissi, cantata, dico, ci vuole un cantante francese. Scrisse: voilà, garçon, ses filles. Nous faisons la quadrille e ballerete, sì, ma quando canterò i vostri passi conterò, e se nessuno ancor ballare non lo sa, in poco tempo imparerà. Allora dico: a chi la facciamo cantare? Dice: proviamo Sacha Distel. Dico: ma Sacha Distel, ragazzi, è un divo, accetterà? E andiamo a trovare Sacha Distel a Parigi, al Parco dei Principi. Lui abitava al Parco dei Principi perché aveva sposato una delle donne più ricche di Francia. Io: scusate, io non ho tempo perché c'è mia moglie che sta partorendo, sai che le nobili partoriscono in casa, non vanno in clinica, all'ospedale, no? E allora dico: vabbè, io avrei scritto questa canzone, gliela faccio sentire, Monsieur Sacha? Sì, 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 j'écoute, ascolto. E gliel'ho fatta al pianoforte, ho detto: mi piace. Che facciamo? Domani la facciamo. Come domani? Io ero con Tony De Vita, il maestro. Sì. L'hai fatto l'arrangiamento? No, ma mi dice lui. No, l'abbiamo fatto. L'arrangiamento è pronto, non si preoccupi. Tutta la notte a scrivere l'arrangiamento, e l'indomani si presenta Sacha Distel, tranquillo, felice, perché era nato intanto il bambino. Certo. E fa la quadriglia. E noi diciamo: facciamo prima la base e poi lei fa sulla base, canta. Dice: no, no, no. Io faccio tutto quanto ensemble, tutto quanto insieme. Mamma mia. Mamma mia. Allora la partenza della quadriglia ha il rullo di tamburo. Prum, 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 prum. E questo rullo di tamburo noi sull'arrangiamento non l'avevamo scritto. Allora Tony De Vita dice: rullo di tamburo, silenzio. Dico: vous connaissez la Marseillaise? La Marsigliese? Nazionale, certo, francese. Oui, 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 come la Marsigliese, come la même chose. E quindi parabum, 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 e voilà, popum, garçon, popum, fatta. Grande Pippo! Queste sono perle, sono perle, sono perle, 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 cadono perle dallo studio e nello studio. Ma poi sai, un'altra volta ho scritto una canzone, si chiama Una Domenica Così. La faccio sentire a quelli dell'RCA, mi dicono: questa è una canzone adatta a Gianni Morandi.
Dice, però Gianni Morandi sta facendo il servizio militare a Pavia e non gli danno il permesso. Non ci preoccupare. Sono Pippo Baudo. Partiamo noi. Certo. Io e Franco Migliacci partiamo per Pavia. Sì. Blocchiamo un ristorante, una trattoria. Sì. Quando danno il permesso alla libera uscita ai militari, aspettiamo Gianni, il quale ascolta una volta sola la canzone, la canta subito. Tra l'altro aveva un refrain bellissimo. Una domenica così non la potrò dimenticare e tutti gli anni che verranno non la potranno cancellare. Bellissima. Pippo. Prima esecuzione andata. E poi la terza è quella che è dedicata a mia zia, che è quella Donna Rosa. Ovvero? La vogliamo sentire Donna Rosa cantata così, vero? No, un pezzettino piccolo, ma piccolo piccolo. Il suo nome è Donna Rosa, cara, bella, sorridente, deliziosa, e vuole me. Oh. Può sembrare capricciosa, Donna Rosa, ma sono certo che mi sposa. Lei vuole me, sono sincero, confesserò, non ce la faccio a dirle di no. Boom. Pippo Baudo! Pippo Baudo! Pippo, Pippo, Pippo Baudo! Cosa mi fai fare? La meraviglia, la meraviglia! C'è una cosa però che Pippo deve vedere. Anzi, non è solo dedicata a Pippo, è dedicata anche, sapete, il ruolo degli angeli custodi è quello di essere presenti ma stare sempre alle spalle. C'è una favolosa ragazza che si chiama Dina Minna, che è qui in studio, e che noi ringraziamo perché Dina è angelo custode di Pippo. Allora, con autorizzazione... La ringrazio anch'io con tutto il cuore, perché per me è indispensabile, sì. Veramente. Indispensabile perché mi cura, mi consiglia, mi assicura. Io mi sento protetto da lei. Lei è molto più giovane di me, moltissimo. Eppure io sono un bambino rispetto a lei. Pippo, tenero caro, tenero caro. Allora, prima di commuoverci, queste immagini riprese con il cellulare dalla nostra Sara Lucernoni. Oddio, sono accadute esattamente quando io sono al telefono con Dina Minna e arriva la notizia che Pippo Baudo sarà nostro ospite. Perdonateci, ma siamo così, esattamente come ci vedete. Guardate queste immagini e poi cito le colpevoli. Guardate. Ora, va bene Dina, ci dai tu la data, ti ringrazio. Ciao cara, ciao. Quindi viene Baudo? Viene! È tutto vero! Chiara Pileri, Natalia Castiglia, Miriam Giacalone. È partito sotto i miei occhi un trenino. Proprio c'è stata un'esplosione. Ma come potevo essere assente? Ma come potevo mancare un appuntamento datomi da una donna bellissima e brava come lei? Tipo... Ma no Paolo, è la verità, io ti stimo, ti voglio bene. Sarà mio. Al di là che tu sei una bellissima donna, ma sei una donna intelligente, colta, curiosa, e questo è importante. E per questo mi piaci molto, io ti amo. Oh. Certo, detto... Ragazzi, un amore paterno. Allora, sentite bene, questa meraviglia, e possiamo ancora, sì, noi stiamo andando a rotta di collo, non so neanche quando, come fermarci, ma intanto noi continuiamo ad andare. Quest'uomo ama le persone con le quali lavora. Si dice spesso, Pippo dice, l'ho inventato io, ti ho scoperto io. È vero, è ma vero. Questa è una cosa che mi ha messo addosso la buon'anima di Gigi Sabani. Sì. Ma mi sta bene addosso perché io ogni volta che c'era un personaggio che lanciavo dicevo questo l'ho inventato io, lui ha fatto una macchietta ed è divertente. Ha detto una grande verità e noi abbiamo un messaggio, senza trenini questa volta, un messaggio però pieno carico di amore da una delle tante scoperte da Pippo Baudo. Guardate un po' che cartolina. Chi è?
Pippo, buon 2020. Ancora ho in mente il ricordo di qualche anno fa a Trieste. Ti sono grata per essere venuta lì ad applaudirmi. Allora non ero nessuno, avevo appena cominciato. E tu hai preso l'aereo, nonostante il tuo grande lavoro, direttore artistico di Sanremo, mille trasmissioni in TV, hai preso l'aereo, sei venuto lì a guardarmi e a darmi la possibilità di fare un provino per Sanremo. E poi mi sono trovata su quel palco con te. E quindi grazie, grazie dal cuore, e spero che questo 2020 sia ancora più bello e che noi possiamo tutti di nuovo applaudirti in TV e rivederti. Mua. Grazie. Questo è Serena Autieri. È così, tu semini. Serena Autieri, sì, sì. Semini il bene, tu semini il bene, l'attenzione, la cura. Sei attento con tutti, Pippo. Sei... No, io Serena Autieri l'ho beccata in un programma di Napoli, la faceva a Napoli. Mm-hmm. Mi è piaciuta come si muoveva. Ho detto, ma tu balli? Dice, sì, ballo. Cerca di perfezionarti un po' nel ballo. Ho fatto un provino, non un provino, l'ho invitata come ospite, sì. Perché i provini mettono sempre soggezione, avendolo già fatto io, su me stesso. Tu meglio non fare il provino. Tu inviti il personaggio in trasmissione, gli fai fare una cosa che serve da provino. Così ho fatto con tutti, con Sabrina Ferilli. Sabrina Ferilli era convinta di venire come ospite e poi fece Sanremo. Come presentatrice. Oh, attenzione, Sanremo. Allora, Sanremo è Pippo Baudo, perché Pippo Baudo è Sanremo. Cioè, sono devoto di Sanremo. Sei devoto. Che... Accettiamo. Devoto di Sanremo. Sei meraviglioso. E anche di San Romolo, eh. Assolutamente. Perché sono due i personaggi di, diciamo, ecclesiali di. Sanremo e San Romolo, perché San Romolo in seconda non lo citano mai. E Sanremo invece. Io vorrei parlare soltanto con San Romolo, poverino. Perché Sanremo. Sanremo sei tu. Il tuo primo Sanremo, raccontamelo, ti prego. Quando tu. Guarda, il mio primo Sanremo è stata una cosa tremenda. Perché è arrivato in un anno perché difficile. Io sono arrivato in un anno tremendo. Era morto l'anno prima Luigi Tenco, quindi il clima era molto teso. Non volevano riconfermare mai il Buongiorno, perché era stato lui a presentare quell'edizione purtroppo tragica, certo, del festival, e hanno invitato me. Io non sapevo di essere pronto, e dentro di me ero preoccupato, però come potevo sfuggire un'occasione del genere? E così sono andato a Sanremo. Quando sono arrivato al teatro, non dell'Ariston, ma allora si faceva al Salone delle Feste, io ho visto la scalinata del Salone delle Feste, il pubblico schierato e il palcoscenico, ho detto, ma io stasera ce la faccio o non ce la faccio? Poi è successa una cosa tremenda. La prima serata, prima di andare in onda sulla seconda rete, sì, sul secondo canale in diretta, sì, un alto dirigente della RAI che presiedeva allora lì si avvicina a me e mi dice candidamente, Baudo, mi raccomando, lei stasera si gioca tutta la carriera. Ecco, una cosa sobria, di quelle che ti mettono una tranquillo più, poi. Più incosciente, non potevo dire. Caspita, sì. Io poi ho fatto la puntata. Era il 1968, 68. Specifichiamo. Ho fatto la puntata, è finita la puntata, è andata bene, sono andato lui. Dottore, non dico nome e cognome per carità di patria. Ho detto, sa, devo dirle una cosa, che lei è un cretino. No, Pippo, no. Hai detto questo. E ho le prove, gli ho detto. Perché lei mi ha dato un augurio, sì, che è tremendo, un artista muore, non si fa. Poi la seconda serata è andata meglio, poi la terza, insomma, è andata bene. Senti Pippo, mi dici una cosa, oltre a questa che è storia ed è attenzione, carattere, perché Baudo è trasparente, lo so che lo sapete, però ve lo dico anche io, Baudo è come una vetrata, si quello vede, che sento lo dico. Si vede esattamente quello che c'è dall'altra parte. Che cosa fa sì che Sanremo sia tu? Cioè, perché, che cos'è che Sanremo e Pippo Baudo hanno di... Perché l'ho curato come un mio figlio, come un bambino, perché sceglievo le canzoni. Io stavo un anno a sentire canzoni. Allora sono stato fortunato che si scrivevano delle belle canzoni. Io quando ho ascoltato, mi ricordo, Si può dare di più. Mi sono messo a piangere. Quando ho ascoltato la canzone di Albano, mi sono commosso. Io curavo Sanremo come se fosse una creatura della mia famiglia e per questo sono tanto legato. Io quando arrivo all'Ariston, adesso Ariston,
e mi sento a casa e mi sento anche accolto come uno di casa dal pubblico di Sanremo. Fanno degli applausi nei miei confronti che sinceramente mi emozionano sempre, ma io non mi stufo di quell'applauso, ne voglio ancora di più. Allora no, non siamo all'interno del teatro Harrison, ma noi le mani rosse. Perché è un applauso che mi piace. È un applauso che mi piace perché Sanremo mi esalta. Poi che le canzoni che abbiamo lanciato a Sanremo sono bellissime, bellissime. Da te venivano tutti. Sapete che Caruso di Lucio Dalla esiste come canzone? Esiste perché Dalla l'ha scritta, ma esiste perché quest'uomo l'ha ascoltata per primo, sì, sì, con un timido Lucio Dalla che era, allora, che voleva Baudo per capire. Montella, che era un produttore radiofonico, sì, discografico, Michele Montella, sì, mi portò questo disco e cantava Caruso. Sì. E ho detto: questo è un capolavoro. Dalla ha scritto un capolavoro. Dice: però non viene perché si vergogna. Come si vergogna? Si vergogna perché lui fare Enrico Caruso, insomma, lui Dalla con la sua statura, vabbè, lo chiamo io. Pronto, Lucio? Senti, ho sentito questo Caruso. La canzone è carina, per non metterlo, uh-huh, è carina. Quasi quasi la facciamo. So che tu non la vuoi fare, tu non la fai. Tu vieni e l'ascolti. E allora creai questa situazione. Lui messo al centro del Televittorie con uno spotlight su di lui, zitto. Alle spalle tutti i filmati del vero Enrico Caruso. Fu un'emozione enorme, me la ricordo, Pietro, un successo pazzesco. Dopo sei mesi scrisse Attenti al lupo. Sì. Venne da me, me la fece ascoltare, dico: questa qui la facciamo quella volta. No, 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 stavolta ballo, mi disse. Stavolta ballo, stavolta ballo e canto. Perché tu sei questo. Sai, l'arte proprio di saper portare a te. Eh no, perché tutti. Caruso era una cosa... No, è strepitosamente bella, ma non tutti sanno che Sean Connery, 007, ha chiesto a Pippo Baudo di ballare facendo lui la donna. Allora, adesso rispieghiamo tutto. No, allora, rispieghiamo, era 007, primo 007, sì. Sean Connery. Sì. E c'era una canzone bellissima cantata da Shirley Bassey. Esatto. Goldfinger, era quello il titolo del film. Grazie, arriva. E io dico: certo, Sean, sarebbe bello poter ballare questa canzone, che è una bella musica. E lui tranquillamente mi dice: perché non lo facciamo? Dico: perché manca la donna. E lui: la faccio io. E quindi io porto Sean Connery, io cavaliere e lei dama. Ma insomma, adesso Pippo. Ma sono cose che non si immagina. E siamo diventati amici. Ma non dubito. Ma molto amici, molto amici. Non dobbiamo andare in pubblicità. Senta, il mio nome è Bond, James Bond. Facciamo questi due passi di danza. Venga, venga. Che dobbiamo fare? Venga con me. Com'era? Intanto va alla pubblicità. Com'era? Goldfinger. Taradì, tararì, intanto che ho fatto Sean Connery con Pippo. Pippo mio! Ma Sean Connery ha ballato con te, ma... Beh, sei... Che male c'è? Ma nessuno, ma sei strepitoso, riesci a fare, a inventare delle cose. Senti, mi devi dire una cosa però. Io so che come tutti noi, fai un lavoro, insomma, e chiami casa, no? E dici: mamma, papà, come sono andato? Genitori tuoi, quando è stato che il tuo papà ha detto: io sono il papà di Pippo Baudo, invece di essere l'avvocato Giovanni Baudo? Ha detto quando è stato convinto. Quando si è convinto che la cosa aveva funzionato, allora si è qualificato. Mia madre non si è... Mia madre invece no. La mamma no? No, mia madre aveva sempre dei dubbi. Poi il mondo dello spettacolo, lei aveva un dubbio nei confronti del mondo dello spettacolo. Riteneva il mondo dello spettacolo un mondo di gente persa, senza carriera, senza vita. E quindi non accettava questa mia passione, capisci? Poi sai quando si è convinta mia madre? No. Quando, uscendo con mia zia Rosa, donna Rosa,
andava nei negozi e i negozi diceva negoziante, ma lei assomiglia alla mamma di Pippo Baudo, oppure lei assomiglia a Pippo Baudo, e lei diceva sono la mamma, allora le faccio lo sconto. Da quando hanno fatto lo sconto mia madre è diventata la mia grande ammiratrice. Allora Pippo ha ancora questa abitudine, tu ti senti con una tua cugina, sì, al telefono tutti i giorni. Ma che carino, la cugina Maria. Ma anche per avere commenti. Si chiama Maria Baudo. Parliamo di tutto, di commenti, di televisione. Ogni giorno alla mia telefonata. Ogni giorno alla tua telefonata. Perché è importante mantenere la radice. Il mio cordone ombelicale con la Sicilia, tra l'altro. Certo. Lei vive a Catania, quindi insomma. La Sicilia per te è... Tu hai girato il mondo, tu sei Baudo nel mondo. Attenzione, perché parliamo di un Baudo, sì, regista di... In America ho avuto insomma, un grande successo, esatto, mi ricordo. Tu sei... Sì. Sei Baudo nel mondo, ma sei cuore siciliano. Sì, però siciliano molto critico, sai? Non sono un siciliano che dice tutto quello che è siciliano è tutto buono. Non è vero, non noi è abbiamo modo un per sacco di bene. Difetti. Certo. Noi abbiamo delle cose tremende delle quali dobbiamo vergognarci. Per il resto è una bella terra che ha partorito gente importante. Oh sì, è vero. Allora, c'è tra i tanti luoghi, un luogo... caro a Pippo, San Giovanni Rotondo. Facciamo questo viaggio insieme? Sì, volentieri. È un luogo che tu conosci? Come no, ho conosciuto Padre Pio, ci ho parlato. Hai parlato? L'ho conosciuto Padre Pio. E cosa ti ha detto? È stato un incontro molto particolare. Sono andato con Renzo Arbore e un gruppo di amici di Foggia. Siamo stati ricevuti, lui era molto stanco, molto malandato, insomma. È apparso sulla sedia a rotelle... condotta da un fratello e c'era dietro un cespuglio di gelsomini, mm-hmm. Quindi c'era questo odore di gelsomino che la inebriava e lui reclina un po', si è avvicinato con queste mani un po' cadenti e ha detto tu chi sei? E ha detto sono Renzo Arbore, sono figlio del dentista di Foggia, scusi sa, lui vuol fare l'artista, ma il padre vorrebbe che facesse il professionista. E lui, il padre mio, rispose: facesse quello che vuoi. Poi si è rivolto a me e mi ha detto: tu, io subito, dica frate, tu sei venuto per fede o per curiosità? Io, davanti a un santo, o comunque quasi santo, non potevo mentire. Ho detto, veramente, devo dire la verità, sono venuto per curiosità. Ah sì? E allora vattene via, mi ha cacciato via. La colpa è stata mia, avrei dovuto mentire, tu no, avresti mentito. No, invece sei stato, come sempre, davanti a un santo, trasparente e onesto. Sono stato onesto. Hai detto quello che dovevi ma dire. Ma tutti eravamo lì per curiosità, Certo, perché c'era anche quello. Con onestà, c'era anche quello, c'era la grandissima fede, ma c'era da parte di chi non conosceva quel frate anche... C'era il fascino anche... di quest'uomo vecchio, malandato, poi ho visitato altri conventi dove lui era stato in ricovero perché aveva sofferto sempre di malattie molto, molto, molto dolorose, un uomo importante. Padre Pio adesso è stato rivalutato da tutti, è stato santificato, è stato amato da tutti. Io quando vado a San Giovanni Rotondo vado ovviamente a trovare Padre Pio. Adesso hanno fatto questa nuova cappella, Renzo Piano ha fatto, che non mi piace molto perché sembra un supermercato. Preferisco invece la vecchia casa, la vecchia chiesa. Perché la vecchia chiesa mi dà più emozione, ecco. Senti Pippo, Papa Francesco, tu hai condotto l'evento voluto dal Papa che ha invitato oltre 2000 poveri, profughi, carcerati, senza tetto, a partecipare ad uno spettacolo al circo, del Circo Medrano. Allora... È stato bellissimo, perché i circensi erano felici di rendere felici questo pubblico particolare. Ci siamo commossi tutti. Allora, io sono a occhi chiusi. Che cosa è stata la cosa che ti ha colpito di più? Se tu mi devi raccontare che cosa... Che colori hai visto? Ma guarda, i circensi hanno un cuore particolare.
e si esibiscono con passione maggiore o minore a seconda del pubblico al quale si rivolgono. Hanno capito quel giorno di avere un pubblico particolare che aveva bisogno di affetto, di abbracci, di simpatia. Sono stati bravissimi. L'hanno fatto gratuitamente, perché anche questo è il cuore del circo, di essere disponibili, disposti sempre a esibirsi anche gratis, soltanto per il gusto di un sorriso, di un applauso sincero. Bravo Pippo, bravo, 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 bravo. Questo è il... questo poi è il senso, è il grande senso dello, dello spettacolo, perché sì, ha ragione la tua mamma, è vero che è un mondo che si guarda sempre, no? Con un braccio di distanza, però è poi qualcosa che ha in realtà all'interno delle regole, come le regole di una famiglia, se è una buona famiglia, no? Quindi... ma sai, questa famiglia è larga, quindi non si può pretendere tanto, c'è la parte marcia, la parte buona. Interessante che quella buona, sperando, superi quella marcia. Superi quella marcia. Questa è una grande lezione, grandissima. Allora, sì, no, no, oggi guardate, si sciupano le mani e i battiti di mani. Allora, io vado avanti sempre con il nostro Pippo, con i ricordi, Pippo, perché una vita, diceva Seneca, una vita è lunga se è piena. La tua è piena di tutto ed è una vita lunga. Tu sei un ragazzo che, insomma... Continua a dire ragazzo. No, un ragazzo. Un ragazzo. Che ha un'età bella. Da ragazzo. Da ragazzo, assolutamente. Ci mancherebbe altro. E poi fatalmente ci sono tutti i ricordi, tutto quello che tu porti con te. La tua capacità, per esempio, di non dimenticare mai, di non dimenticare mai di citare gli amici cari. Di... No, no, no. Le cose vecchie vanno sempre ricordate, le buone e le cattive. Mm. I rapporti di amicizia... le fratellanze, dei compagni di scuola. Dimmi tre amici indimenticabili. Beh, io ho amici, compagni di scuola soprattutto. Oh. Compagni di scuola, ce n'è uno che si chiama Piero Attoma, col quale mi sento spesso. Ho fatto il ginnasio, il liceo, l'università con lui. Con lui sono andato a Trieste, con lui ho visitato. Quindi per me rimane il più caro amico. E poi tanti altri. No, grazie al cielo mi sono rimasti tanti amici. Cioè io non li ho perduti, non ho fatto il divo. Io ti giuro, adesso non perché siamo in televisione, io non sono divo, non lo sono per niente. Lo sappiamo, Pippo. Io sono soltanto Giuseppe Baudo, detto Pippo. Lo sappiamo. E mi preme anche sottolineare un'altra cosa, perché l'ho vista in prima persona e l'abbiamo vista. Sapete, adesso è tutto normale, io chiamo spesso il nostro... direttore di studio Stefano qui a interagire con noi. Se non ci fosse stato Baudo ad applaudire i tecnici sul palco di Sanremo, a dire stanno spostando il microfono, io mi ricordo, guarda, mi ricordo minuto in cui questo è successo, e sei stato tu il primo a farli inquadrare, non certo per sporcare l'immagine perfetta di una regia. Ma io volevo liturgizzare un po' Sanremo, perché queste immagini arrivavano chissà da dove. Da gente normale, ci sono le telecamere, ci sono i cameraman, ci sono i carrellisti, c'è quello che aiuta. Poi succedeva di tutto, c'era quello che si voleva ammazzare. Come no, ce lo ricordiamo. Valeva a salvarlo, sono i sindacalisti che vogliono scioperare, li mando in onda, perché queste cose vanno fatte. Le hai fatte tu? Sì, bisogna farle, perché Sanremo non deve essere il palcoscenico della canzone futile, deve essere palcoscenico della vita. Sì, e tu lo hai reso tale. Tu lo hai reso tale. Allora, immaginiamo in questo momento, può essere uomo, può essere donna, un ragazzo o una ragazza, che hanno 18 anni, la televisione la vedono, ce l'hanno dentro casa, il telefonino, hanno tutto, sì. Ma sognano di lavorare lì dentro. Allora, tu... che consiglio dai? Io, non è tutto facile, anzi è sempre più difficile. Non crediate, cari ragazzi, che è facile presentarsi davanti alla telecamera, parlare con il pubblico e presentare uno spettacolo. Bisogna prima studiare, sapere, conoscere, non improvvisare. L'improvvisazione è un elemento successivo, quando siete sicuri di quello che volete dire. Quindi fate questo lavoro
con sacrificio, ma non è una vita in discesa, è una vita in salita, ma sempre più ripida. Pippo Baudo, signori. Pippo Baudo all'ora solare nella nostra TV 2000. E allora mi permetto, andiamo un po' fuori, fuori abitudine. Adesso io mi alzo in piedi, prego tutto il nostro pubblico, come faccio sempre. Vieni Pippo, vieni con me. Vieni con me, attenzione. E chiamo però qui Pippo, vieni, prego. Se Pippo è venuto qui è anche, e sottolineerei soprattutto, perché un altro ragazzo di Sicilia, me lo permette, lo diciamo con grande affetto perché gli vogliamo bene, il nostro direttore Vincenzo Morgante, lo ha chiamato Ciao, e lo ha portato qui con noi. E l'ora solare, grazie. Vorrei Dario Quarta, il nostro capo progetto, Elena Di Dio, Sara Lucernoni, Chiara Pileri, Sara Cacioppo, Francesca Mancini, Natalia Castiglia, Matteo Forino, Miriam Giacalone. E so che forse chiedere troppo se chiedo a Dina Minna di venire qui. No, Dina dice di no. Signore e signori, ed ecco a voi Pippo Baudo! Buonasera! Un bacione a tutti, a voi.